Salve a tutti e benvenuti in questa fantastica serie di The Outer World, gli altri mondi, full aggiornamenti compreso il DLC. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like e se vi va anche un bel commento. Inoltre ragazzi vi ricordo che potete trovarmi in live ogni sera sulla Viola. Potete passare per un saluto. Detto questo ragazzi, oggi siamo qua con questo bellissimo capitolo, con un'altra puntata per farvi vedere la continuazione. Almeno un poco per farvi capire l'inizio del gioco, che siamo arrivati a fare questa missione, la sorte che colpì Rosetta, ovvero noi dovevamo avere un pass per entrare in un pianeta, però non avendo i soldi dobbiamo fare prima questa missione e poi forse otterremo un pass gratuitamente. Fatto questo ragazzi, per attivare la missione bisogna parlare con Ada e chiedergli del messaggio vocale. Lei vi farà vedere su questo schermo una richiesta d'aiuto e poi dopo compare qua il puntino richiesta di soccorso e voi andate e vi fa vedere proprio Terranum 2 richiesta di soccorso. Piattaforma di atterraggio di Rosetta e non andiamo lì ragazzi. E siamo arrivati ragazzi, per atterrare già sapete che facciamo. Faccio venire tutte e due, proviamo a farle venire tutte e due, continua e vediamo che succede. Ok, questa è la situazione ragazzi, alquanto bellissima per la prima volta atterro qua e ho la stessa impressione che avete voi. Wow, veramente non male. Non male, che cos'è? Ah, ok. Comunque questa è la piattaforma d'atterraggio. Si scende di qua. Qui non c'è niente, sì. Va bene, ragazzi, io ho scoperto pure che ci sta il viaggio rapido. Infatti, se andiamo nella mappa, alcune zone ce le dà col viaggio rapido, ma essendo che noi siamo in un'altra regione di Terranium, questa zona è tutta nuova per noi e la scopriremo adesso insieme ragazzi. Spero che questa serie non sarà troppo lunga, anche perché ragazzi posso capire che delle volte è scocciante. Noi continuiamo per la nostra strada. Ah, non lo posso togliere da mezzo. Penso di no. Fucile al plasma mi serve. Fucile da strato alle cartucce. Tutto chiuso ragazzi, qua c'è stato veramente un caos a quanto pare. Non possiamo manco scassinare. Infatti vediamo se possiamo scassinare. Abbiamo quinto abilità. Eccola qua, hacking. Non credo. Qui 50-75, vabbè non abbiamo. Non è che non possiamo scassinare, non abbiamo che scassinare, diverso. Dai, vieni. Vabbè, qui tutti i tiri. Questi qua ragazzi sono importanti perché servono per hackerare il computer. Prendete l'esempio. Vabbè, credo che dobbiamo rientrare, ragazzi, perché qua non c'è quasi niente. Continuiamo con la storia, vediamo. Lui è Brick, ok. Lama folgorante, porca miseria. Non riuscivo proprio a leggere. Parliamo con questo Brick. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard.
No one said nothing about fighting no raps. No, Raptor, eccolo. Cosa è successo prima di questo? Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Avevo trovato uno. What do you think? I'm the landing... And if... Ok, ragazzi. Some say chicken. I say the north... Vabbè. Oh! Sono bestie da macello, in poche parole, questi ragazzi. Ecco cosa c'è. Un po' troppo aggressive. E sono evase, ragazzi, e non questo problema. Qui è vietato fare richieste di soccorso, quindi la nostra domanda è stata quanto un po' sospettosa chiedere. Questo è il bar. Ok, ragazzi, la missione principale ci porta qui. E noi se andiamo adesso nel diario, la sorte dei corpi indaga sulla richiesta di soccorso, almeno tutti i mezzi no, occupati dello esploratore meccanico. Cerca segreti Rosetta, ok, per illustrare un altro per trovare segreti, vedete? Eccolo qua, vedete il puntino, no? Ce n'è un altro là. E come spuntano questi puntini? Quanti ce ne sono? Il 28, andiamo a questo qui che è più vicino. Possiamo rubare niente. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Yes, Anton Crane, lead scientist. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Standard operating procedure for suits, boss. They're all a bunch of cowards. I'm not sure it's right to fault a man for trying to survive. An attack. One that I'd wager was due to the nature of my research here. My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Ma che cavolo, ragazzi, poche parole ci sta dicendo che sono venuti inutilmente. Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. Un dentifricio speciale, ragazzi. While doing research on enzymes... Hours ago, a group of vicious malcontents. If those cretins get their hands on my research... Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's... That would...
I understand I can come off as manipulative. Vabbè, ragazzi, dobbiamo recuperare delle ricerche, a quanto pare. Fammi vedere qui se è cambiato. This Crane guy cares more about his research than his own people. Dobbiamo andare pure qui, ragazzi. Mamma, quante missioni poi ci si accumula qua. Se non c'è nessuno, ricordatevi, potete rubare tranquillamente. Alcune volte vi conviene perché certi pezzi non si trovano facilmente. Dobbiamo You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn. Look, I... I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have, benefits. Extracting how? In certain social situations. Great. Raga, ma so troppe missioni. So those charisma enhancing benefits. Abbiamo preso pure questa missione. Dobbiamo andare al laboratorio, vediamo. Eccole qua, vedi. Escono qui poi. Eccolo qua, spedizione in soccorso. Santo Nergio. Andiamo a salvare questo James, facciamo tutto piano piano. Uno alla volta. Perché manco è tanto bene curato sotto aspetto del menu, ragazzi, eh. Ok. Poverini, sono tutti qua. Cartucce B. I soldi. No, ok, proviamo di cercare di sopravvivere in questo casino. Think we'll find any freakish experiments locked away in there? Una sentinella meccanica che ci aggredisce al muro, che cavolo. Ok. Armatura militare derrita, ragazzi, mo questa armatura ce la mettiamo subito. Perché conviene. Ok, perfetto. E qui abbiamo anche un po' di roba. Perfetto proprio. Munizioni, grandissimo. Fucile a pompa tattico, grandissimo. Cartuccia a bit, grandissimo. Vabbè. Allora. Andiamo qua. Sono i bagni. Poi è tutto rotto. È proprio stato questa volta. Mamma mia. Non mi ucciso, però ce l'ho voluto, raga, non è facile. Ok, ragazzi, uccisi di
Spero che questo sia tosto. Ok, ho ucciso questi. Di qua si va. Si va verso di qua. Dobbiamo cercare un po' un giro, raga. E troviamo qualche sopravvissuto. Guarda, la nostra arma funziona, perfetto. Abbiamo ucciso pure questo. Qui non si fa niente. Si sale sopra, ok. Invece un computer noto da laboratorio. Bisogna leggerlo, vabbè. Cerco di andare a intuizione, raga. Vediamo se riesco a capirci qualcosa. Beh, questi sono abbastanza scarsini, non me l'aspettavo. E muoio così, vedi? Poi c'è il terminale, messaggi, cover, porter, vabbè. Ma dove cavolo dobbiamo andare? Eccolo là, 28 metri. C'è qualcuno, vedete? Help! Somebody get me the hell out of here! Could have been a rat mimicking a human's voice. I saw that in a serial once. Io ho liberato, non devo preoccupare. Qua non ci sta niente di raro. Questo. Oh oh! Quindi pure dentro i cassetti bisogna guardare, ragazzi, mi raccomando. What? How the hell did you get in here? No, not... I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. How'd you get in? Ugh, can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention. In poche parole, raga, questo è un ingrato. Gli stiamo salvando il culo e ci sta pure rimproverando, per così dire. Ti dà fastidio che abbiamo andato a salvare. Please, that man doesn't have an altruistic bone in his body. I just happen to have the metabolic precursors from our last test. I'd wager my last. Oh, wonderful! That's much better. Vabbè, si è mosso, però no, non lo so che missione devo fare. La cassaforte di Anton sta giù, ragazzi, ok. Troviamo pure la cassaforte, ragazzi, non vi scordate queste missioni, perché non ve lo dice il gioco, fatele. Controllate sempre il menu, salvate sempre soprattutto. Che è successo? Sono uscito. Oh, che cavolo. Ok. Ok, qua non c'è niente.
Proviamo un po' la zona, vediamo cosa ci offre. Oh, ci carichiamo pure per bene. Dai. Perfetto, qua si esce. Qua sono le stanze centrali, che se no riuscivate a passare da qui, potevate passare tutti i tempo che volevo. Dove sono venuto in là, esatto, qui si può pure salire. E vabbè, la struttura è alquanto semplice, comunque non credo che la roba che ci ha detto sia qui. Eh sì, non vedo niente qui, niente di importante, significativo. Questo clever. E solo autocaricante, bello. Questo che cos'è? Mi spiace, cioè loro prima di morire hanno scritto una cosa tipo questo, ancora stanno tutti i dettagli che hanno trovato, fantastico, veramente fantastico. Vabbè, bisogna uscire, dai raga. La cassaforte non sta qua. Jackass is incoming! Quello non fa niente. Questa cosa non mi toglie, non ti toglie niente proprio. Ok ragazzi, aspettate, facciamo una missione alla volta. Ok, dobbiamo tornare indietro. Comunque ragazzi, se li uccidete, tutti questi animali rimangono morti. L'importante è non uccidere il... diciamo così. I'm going. Okay, here they come. Chissà se io posso aumentare statistiche loro resistenza. Non ci ho fatto caso a questa cosa. You've returned. Please tell me you've recovered my research. Without my work to focus. Jameson. I didn't do right by him, did I? Ok, vediamo se la missione ancora c'è. Elimina i fuorilegge, facoltativo, occupati dei raptor, va bene. Aspettate, cerchi segreti a Rosetta, acquisisci ricerca di Anton, acquisisci la ricerca di Wu, guarda la registrazione della ricerca degli indi sulla tua nuova, va bene, sì. Comunque sì ragazzi, siamo in un buon punto, siamo in un buon punto. Allora noi andiamo lì adesso, sento che non voglio allungare troppo questa puntata perché sennò diventa noioso. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Innanzitutto, noi abbiamo consegnato un messaggio.
Vediamo se c'è il viaggio rapido. Viaggio rapido c'è. Usiamolo, vediamo come funziona. Ok, vabbè, ci siamo spostati da qui a qui. Vabbè, viaggio rapido lo devo fare per forza. Che arma è questa? Figa. Ecco, gira quasi. Gira quasi, non serve, non serve. Dobbiamo andare di qua, sì. Corri, corri, dicevano, corri. Questa è una nave. Oh, non lo so che cos'è quello. Isn't this pretty, Captain? I love all the trees. We ought to go places like this more. Mi fa piacere che gli piacciono gli alberi. Raga, non c'è una cosa stessa qui. Però mamma il lanciagranate quanto è forte. Can we do that again? Forti, insieme questi due. Allora, chiedo scusa, controllo il scatto. Allora, questa pistola è buona. Oh, raga, mi sono distratto. Ok, ragazzi, siamo qui. Come ben potete vedere. Perché abbiamo capito cos'è che ci sta uccidendo alla grande. E noi metteremo ciò di dovere. Ok. No, ma perché mi fai questi scherzi? Vabbè. Questo. Facciamo prima, dai. Che abbiamo pure un bel fucile. Vedete quanto è forte, ragazzi. È un modo di distruggiamo. Guardate quanto è forte. Era lui che ci faceva. Pur facendo tutti quanti fuori grigi. Questo tipo ce l'avrebbe fatta l'ultima sempre. Ok, distrutto lui. Oh, no, non uccidiamo quelli. Uccidiamo tutti gli altri, quindi stiamo utilizzando la nostra famosa mitragliatrice, la bella porta. È morto il cecchino, ok. Arrivati qua, siamo giunti nel luogo di missione. You okay, Captain? Off I go. Ah, lui si è teletrasportato vicino a me, non me ne sono neanche accorto. Guarda un po', no. Questo qua serve per hackerare il computer, prendiamolo sempre. Ok, ragazzi, noi dobbiamo venire qua. Laboratorio segreto. Vediamo com'è. Siamo già sui 30 minuti, ragazzi, non abbiamo fatto quasi un cavolo. Si vede che sto gioco è maestoso, come è fatto, Guarda, no, guarda quanto è bello. Bella ambientazione proprio. Questa è una tuta? Ce l'abbiamo già noi. Guardate, apriamo. Ok, siamo dentro. Situazione. Vabbè, è più semplice sparare senza mirare che un po' di vita. Ok, perfetto, raga. Un po' di esplorazione non fa male. Magari troviamo qualcosa che ci serva. Che ci serve. Ci serva pure.
ho qualcuno che ci serve un po'. Ci sto. Serbatoio rifrigerante, non so che serve, lo scopriremo insieme come sempre. Comunque qua non c'è niente, abbiamo scoperto. Qua siamo venuti noi da qua. Ah, si sale pure. Ah, siamo venuti dall'alto. Dobbiamo andare qua. E anche il tempo di muoversi proprio. Dove l'ha buttata l'arma che mi serviva? Ma l'ho perso l'arma da un po'. Vabbè raga, ma è grande sto posto. Azzo! Quella è la regina. È quella la regina, non la dobbiamo uccidere, ha detto lo scienziato. Non so se parla come dice lo scienziato o meno. Continuiamo noi della nostra strada perché... Hey! You! Over here! Che è? Ah, ecco, chi è questo? Cassandro mai, chi è? Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Yes, I imagine he does. But we all have problems. It is the human condition. I am myself ensnared in this wretched place. You want to kill me. I don't want to die. Therefore, it is in my best interest to negotiate with you. Help me get out of here, and I will pay you for my life. Non ci vuole dare le ricerche, non ci vuole venire incontro. Dimmi cosa ti serve, no? Non siamo amici. Se vuoi venire qui, aspetta che mi consegni quella ricerca. You're asking a great deal from me. This research is my only bargaining chip. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are two ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security is bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. Think it over. I'm not going anywhere, which is, I suppose, rather the point. Ah, ragazzi, avete capito? Lei non si muoverà da qui. You are asking yourself if I can be trusted. I do not blame. Va bene, ragazzi, come avete ben sentito, questa qui non ci vuole proprio aiutare. Io dovrò trovare un modo per fregare lei e fregare pure la missione, in poche parole. Non vedo come fare, ragazzi. Per oggi penso che la puntata si ferma qua. E prima di chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, lasciarmi un bel like, se vi va anche un bel commento, e inoltre vi informo che potete trovarmi sempre in live la sera sulla piattaforma Viola. Quando volete potete passare per un saluto, ragazzi. Inoltre mi aspetto che questo video viene veramente visto, perché il gioco è veramente di alto livello secondo me. Comunque sia, ragazzi, dal vostro caro Jose questo è tutto, e vi auguro sempre buona serata e buona giornata. Ciao amici.